Archiviato il parametro dell'incidenza, il governo sta valutando il rischio alto quale requisito per la classificazione delle regioni. La colorazione del territorio in italiano da sabato potrebbe cambiare. Il Veneto arancione, l'andamento dei ricoveri dei letti occupati in terapia intensiva in ospedale continua a evidenziare timidi segnali di allentamento. Ma il presidente del Veneto, Luca Zaia, non nasconde la preoccupazione. Siamo ancora in piena pandemia in Veneto, in Italia, in Europa, nel mondo. Ci sono tassi di ospedalizzazione più alti del nostro in regioni che hanno fatto restrizioni che noi non abbiamo fatto. Lo dico a titolo informativo per far capire quanto variegata sia questa questione. Il tema di un virus mutato è ormai una realtà. Non sappiamo ancora se l'effetto che ha avuto in Germania e in Gran Bretagna si trasferirà anche nel nostro paese. Di certo la preoccupazione c'è ed è una preoccupazione reale, perché è giusto che i cittadini sappiano che stiamo lavorando su questo fronte e noi contiamo che la vera via di uscita sia il vaccino, perché non abbiamo altre luci in fondo al tunnel. Non possiamo sperare che questo tema si risolva da solo. Si risolverà da solo, ma con dei tempi che sono tempi della natura. La speranza è nel vaccino. Se la fornitura settimanale, ora di 40.000 dosi, riuscisse ad essere incrementata, la macchina vaccinale del Veneto è in grado di somministrare 1,5 milioni di vaccini al mese. In 4 mesi dovremmo comunque riuscire a farlo. Se ne facciamo un paio di milioni ogni 2 mesi, 4 milioni in 4 mesi. Potrebbe essere verosimile se oggi avessimo un magazzino che per l'estate, inizio estate, si sia fatto sostanzialmente giro di boa. Però a 40.000 vaccini a settimana, cioè arriviamo a settembre, cioè il programma è di fare l'ultimo trimestre dell'anno per chiudere tutte le vaccinazioni. Cioè un recupero di 6 mesi sulla tabella di marcia per noi significherebbe vita per i territori, attività produttive e anche mentale, no? Libertà in generale, perché comunque stiamo vivendo da segregati.